storia che non può finire mai. Sei scappato anche tu dalla realtà. In questo mondo niente poi più si vivrà. Il più totale stress continuerà per noi. Un po' tutti almeno una volta, quando abbiamo bisogno delle banche, ci troviamo in una condizione di svantaggio. E non solo perché noi chiediamo e loro possono non rispondere, ma soprattutto perché loro hanno più dimestichezza di noi con le formule finanziarie, i codicilli, tutte quelle cose scritte piccole, perché firmi senza neanche renderti conto, insomma ci sono tanti trucchi e trucchetti di cui è disseminata la via del prestito e dei mutui. L'altro ieri sul quotidiano La Stampa una notizia che conferma quanto stiamo dicendo: alcune decine di migliaia di cittadini si sono visti rifilare un mutuo con una indicizzazione trappola che si è rivelata essere molto molto onerosa, al punto tale da far scattare ingiunzioni e pignoramenti. Marco Sodano, giornalista, ha firmato il pezzo titolato "Il mutuo col trucco si è mangiato la casa". Allora, tempi televisivi, cerchiamo di raccontare questa storia. Questo mutuo, questi finanziamenti, perché sono di vario tipo, è stato presentato con una doppia indicizzazione, quindi legato il pagamento della rata era legato all'andamento dell'Euribor ed è normale per i tassi con l'interesse per i mutui. Esatto, poi era indicizzato anche all'andamento di una valuta straniera, nella maggior parte dei casi yen giapponese o franco svizzero. Questa seconda indicizzazione è presentata come un'assicurazione, una scommessa che chi fa il mutuo fa per recuperare eventualmente quando l'Euribor sale, quindi devi pagare. Io devo scommettere, vado a Montegaro, non vado in banca, ma comunque. No, per carità, si può anche andare in finanza, ma bisogna saperlo fare, bisogna sapere esattamente che cosa si firma. Nel caso ci sono svariate migliaia di persone che hanno firmato un finanziamento di questo tipo e che hanno scoperto che oltre alla rata normale arrivano delle fatture trimestrali per pagare l'indicizzazione, perché a un certo punto è diventata sfavorevole. Quindi, oltre a pagare, so io, una rata di 5.000, stiamo parlando di finanziamenti molto grossi. Faccio l'avvocato del diavolo, ma quando gli andava bene risparmiavano? No. Quando gli andava bene risparmiavano molto poco, quando gli andava male pagavano molto. Capito? Insomma, se viene a testa vinco io, se viene croce perdi tu. Esatto. Quando i clienti hanno firmato questo contratto, si sono accorti o no di questa condizione capestro? La condizione senz'altro è nel contratto e senz'altro gli è stata presentata, solo che gli è stata presentata in un altro modo, certo, come una sorta di solo favorevole a un eventuale, certo, è chiaro. E non trattandosi di investitori professionisti, non trattandosi, questo doppio meccanismo fa somigliare, per usare una parola che conosciamo tutti, somiglia molto a un derivato, questo un prodotto finanziario di livello alto, per cui la legge prevede che possa comprarlo o comunque usarlo soltanto un investitore. Cioè, se vado a fare il mutuo ma aspetto semplicemente di pagare un tasso, esatto, e esatto. Quindi andava maneggiato con una certa cura. È stato presentato, il dubbio è che non sia stato abbastanza chiaro. Se migliaia di persone dicono io non l'avevo capito, non lo sapevo. Passi uno, passi due. La domanda viene. Tra Lombardia, Veneto e Piemonte circolano più di 54.000 mutui costruiti con questa condizione capestro. La giustizia si è già mossa, alcune persone sono state ripagate, mentre altre stanno ancora aspettando giustizia. Wally Bombicini di Federitalia, associazione a tutela dei cittadini, buongiorno e benvenuta. Lei ne difende circa un centinaio. Cosa state facendo per loro esattamente? Essenzialmente cerchiamo di trasmettere al cittadino la consapevolezza che quando sottoscrive un mutuo deve sapere quanto gli costerà il denaro. Quando firma un numerino che può essere il 2, il 3 o il 4, ma non è ciò che gli costerà il denaro. Il denaro gli costerà molto di più e questo a mio avviso, e ad avviso di Montaggio, alle associazioni, rende nullo il mutuo. Ecco, Tiberio ha portato il microfono perché non si sentiva. Può ripetere per favore, grazie. Io credo che l'esigenza più importante per un cittadino sia sapere quanto gli costerà il denaro, per cui quando firma o sottoscrive un mutuo, qualsiasi contratto bancario o finanziamento,
sì, debba sapere quanto gli costerà dall'inizio alla fine del rapporto, salvo ovviamente se firma un tasso variabile le variazioni di mercato. Ma quel numerino che firmiamo, che è scritto su in alto, che è il tasso convenzionale, che può essere il 2, il 3, quello che è, non è il tasso, non è il costo del denaro. Lo paghiamo solo la prima rata, già dalla seconda varia. Quindi già questo, a mio avviso, renderebbe nulli tutti i mutui. Perché? Perché sono indeterminati. Io devo sapere quanto pagherò da oggi a 20 anni, esattamente quanto mi costerà il denaro. I mutui come sono strutturati oggi non lo consentono. A parte la grave truffa, perché a mio avviso è una truffa dell'indicizzazione, perché i mutui sono sottoscritti da persone comuni, persone medie, che non hanno la preparazione per individuare questo tipo di tranello. Nessuno di noi ce l'ha. E poi non riescono neanche a pagare le rate, assolutamente gli interessi, l'indicizzazione, no. Ecco. E perdono le case. Ma è vero che in alcuni casi la banca cioè, ha rimborsato alcuni cittadini, quindi senza aspettare l'intervento del giudice? Diciamo che sono arrivati degli accrediti forfettari non ben specificati, sì, ne sono arrivati diversi. Ma parliamo di una banca particolare. In generale le banche non rimborsano se non dietro una trattativa, non rimborsano spontaneamente, questo io non l'ho mai verificato. Oh, quello che stiamo raccontando è un caso particolare che riguarda una banca particolare, peraltro non italiana. Patti chiari, per anni ci è stato detto, è stato lo slogan con cui le nostre banche ci rassicuravano sulle loro corrette intenzioni, e certamente si sono fatti molti passi avanti per quanto riguarda una maggiore trasparenza, però restano ancora delle zone d'ombra che un libro clamoroso racconta con dovizia di particolari. Si intitola Io so e ho le prove, così le banche imbrogliano il correntista. Ne è autore Vincenzo Imperatore, buongiorno. A tutti. Dirigente di banca per anni, oggi pentito, diciamo così. Lei invita col suo libro a diffidare dalle banche, a stare in guardia. Nel caso che abbiamo raccontato, cosa possono fare i cittadini che hanno subito quella condizione capestro? Qui siamo al paradosso, vicino a quel modulo c'è un derivato, non è un'indicizzazione, è un vero e proprio derivato costruito su una scommessa relativa alla valuta sottostante. Benissimo, in questa cosa qua siamo al paradosso, cioè per acquistare quel prodotto occorre che l'operatore ne sia estremamente consapevole, ma soprattutto che sia un operatore qualificato. Lo dice la legge, quindi in Italia abbiamo leggi che tutelano moltissimo i consumatori, purtroppo non vengono applicate. Qual è la subdola manovra che sta alla base di questa truffa? Si tratta di una vera e propria truffa. Sta nel aver sottoposto a quelle migliaia di cittadini un test di adeguatezza, da cui esce fuori un profilo di rischio. Il test di adeguatezza è un semplice questionario, qui ne ho uno, un semplice questionario che viene sottoposto a tutti i cittadini che si recano in banca anche per aprire un semplice conto corrente, in cui gli si chiede se questi cittadini hanno consapevolezza e conoscenza di vari prodotti finanziari. Ha mai acquistato un titolo di Stato? Ha mai acquistato un'obbligazione strutturata? E alla fine della fiera che ne esce fuori da questo test? Da questo test esce fuori un profilo di rischio. Okay. Benissimo, questi test e come sono viene usato? Sono tutti sistematicamente manipolati, cioè la fotografia non è quella dell'investitore, ma è quella fatta dalla banca per poter collocare quel prodotto. Quindi esce fuori un profilo di rischio dinamico, aggressivo. C'è un'ultima domanda in questo test di adeguatezza, dice: ma lei è consapevole che di fronte all'acquisto di questo prodotto potrebbe andare incontro a perdite che arrivano fino al 60%? Benissimo, l'investitore non lo sa, ma ha risposto di sì, cioè la baffatura emessa dalle banche è sottoposta per la firma al cliente. Ah, quindi andiamo tutti in banca lunedì mattina a chiedere del nostro profilo di rischio, e se la fotografia non è la nostra facciamocelo modificare. Grazie. Quindi uno pensa di fare un questionario e invece è tutta un'altra cosa che viene usata. Il questionario lo fanno loro, eh? Certo, beh, è stato molto, molto chiaro e anche pesante, perché sono accuse molto gravi quello che lei fa. È stato mai denunciato da qualche banca? Io personalmente? Certo. La mia banca sì. Ah, la sua banca l'ha denunciato. Senta, nel suo libro racconta tanti sistemi usati da alcune banche per estorcere denaro dei risparmiatori. Quale altro le viene in mente tra i classici? Tra i classici ci sono le cosiddette manovre massive sui tassi di interesse.
I tassi di interesse tradotto, sono... Scusi? Tradotto, traduca per noi... Tradotto, sì. Vengono modificate all'inizio di ogni trimestre di pochi centesimi di punto i tassi di interesse in maniera massiva a tutti i clienti. L'estratto conto che ne evidenzia la modifica arriva esattamente 10-15 giorni dopo la chiusura del trimestre, quindi facciamo conto un trimestre gennaio-marzo, certo. Ci arriva intorno al 10-15 aprile l'estratto conto. Benissimo, secondo una statistica interna solo il 3% dei clienti si accorge di questa modifica, gli altri 97, come si dice dalle mie parti, si mangiano la foglia, quindi passa inevitabilmente questa modifica sui tassi di interesse su milioni di cittadini, certo. Sono soldi, ovvio. E qualche altra cosa che le viene in mente? Qualche altra cosa che mi viene in mente, riferendomi a quanto diceva prima il presidente di quell'associazione dei consumatori, benissimo, le banche hanno molto paura del rischio reputazionale, molto più dei media e molto più dei giudici. Andiamo in piazza, urliamo, quando dico andiamo in piazza usciamo dalla banca se abbiamo ricevuto una malefatta, un'irregolarità, qualche sorpruso, andiamo in piazza e denunciamola, alziamo la voce, perché impatta sul conto economico della banca in maniera molto più determinante di una denuncia fatta attraverso un giornale o fatta addirittura da un giudice. Allora, va da sé che noi crediamo nel contraddittorio, in quanto poi servizio pubblico abbiamo un dovere istituzionale. Abbiamo invitato per questo spazio l'Associazione Bancaria Italiana, meglio conosciuta come ABI, per far conoscere il suo punto di vista sui casi fin qui raccontati, ma l'associazione ha preferito non essere presente. Imperatore, leggendo il suo libro si ha l'impressione che il percorso che tutti quanti noi facciamo per accedere quotidianamente ai servizi bancari sia una sorta di corsa a ostacoli con trappole e agguati. Quali consigli lei può dare a tutti quanti noi per evitare danni, insomma, ecco, di arrivare salvi alla meta? Sì. Non usare le banche. Il primo l'ho già dato prima, davvero rechiamoci in banca e togliamo dalle mani delle banche la possibilità di poter utilizzare quel profilo di rischio per poter collocare i prodotti che vogliono loro. Quindi andiamo in banca lunedì, andiamo a verificare il nostro profilo di rischio. Questo per chi ovviamente ha i soldi sul conto corrente ma ha fatto degli investimenti, per chi li ha fatto degli investimenti. Conto corrente non serve, certo. Benissimo. Poi. No, anche chi ha un semplice conto corrente serve sempre, perché l'agguato è dietro l'angolo. Vabbè, avremo la possibilità che sarà... di poterti vendere in futuro un prodotto, un'obbligazione strutturata, casi, certo. Parmalat, Cirio, Lehman Brothers, sono dietro l'angolo, insomma. Ho capito. Bonvicini, vuole aggiungere qualche cosa rispetto a quello che sta dicendo l'imperatore? Io aggiungerei soprattutto... Microfono, usi il microfono, grazie. Chiedo scusa. Io aggiungerei soprattutto per la piccola imprenditoria che oggi è vessata dalla commissione utilizzo fondi, in pratica disponibilità fondi, perdonatemi. Io chiedo un fido alla banca e non lo utilizzo, pago una commissione su questo mancato utilizzo. Spesso è superiore al tasso di interesse, è una truffa, una vera e propria truffa. Chiedo scusa. Prego. Allora, sulla commissione, sulla disponibilità immediata fondi, c'è da raccontare questo episodio. Nel 2009 la Corte di Cassazione ha ritenuto illegittima la commissione di massimo scoperto, quella commissione che si pagava quando uno aveva a disposizione una linea di credito, sulla massima scopertura fatta all'interno del trimestre. Benissimo, le pressioni delle lobby bancarie sulla politica sono state tali che il governo Monti ne ha introdotte due al prezzo di uno. Sono qui disponibile, ma penso non abbiamo il tempo, a dare un piccolo esempio per far vedere che oggi un cittadino paga il doppio rispetto a quanto pagava nel 2009, veloce, quando la Cassazione ha ritenuto illegittima la commissione di massimo scoperto. Dica imperatore, le do il tempo. Benissimo, facciamo conto che un cittadino abbia un fido di 10.000 euro, nel trimestre arriva massimo ad utilizzarne 8.000 euro, benissimo, fino al 2009 pagava lo 0,5 trimestrale su quegli 8.000 euro, sulla massima scopertura, quindi 400 euro, oggi ne sono state introdotte due, si chiama disponibilità immediata fondi 1, a prescindere se tu utilizzi o meno quel fido, sui 10.000 euro messi a disposizione tu paghi lo 0,5%, quindi 0,5 per 5 sono 500, e già siamo a 100 euro in più rispetto al passato. Non solo, ma alcune banche, la maggior parte, hanno introdotto un'altra commissione che si chiama CIV, commissione di istruzione veloce, che è la stessa identica della commissione di massimo scoperto, però hanno aggiunto un piccolo particolare.
Pagherò lo 0,5 trimestrale per cento sulla massima scopertura del trimestre, e qui c'è, come dire, da ridere, a condizione che la scopertura sia superiore a 500 euro o superiore a 7 giorni, cioè sempre. 0,5 per 8 fa 400, oggi paga 900 euro a fronte di 400 che pagava nel 2009, quando quella commissione è stata ritenuta illegittima. E io pago. Sodano, grazie imperatore per la chiarezza. Torniamo alla storia da cui siamo partiti, di queste migliaia di cittadini che si vedono costretti a pagare rate esose e ingiuste. Tu chiudi il pezzo scrivendo: si sente urgente il bisogno di un magistrato che prenda a prestito il gergo dei suoi avversari abituali e intimi. Fermi tutti, questa è una rapina. Ma adesso, in attesa di questo magistrato? Adesso ci sono dei pignoramenti in corso, quindi ci sono delle persone a cui stanno... Giustamente, da un certo punto di vista, il diritto dice se non onori un mutuo, però sono persone nelle condizioni di cui dicevamo sopra, che quindi hanno firmato delle clausole che non conoscevano, che non avevano capito, che non avevano il profilo per... È difficile che migliaia di persone non capiscano tutte quante la stessa cosa. La richiesta cosa, di queste persone è esattamente quella. Fermiamoci, sediamoci a un tavolo, cerchiamo di capire. Faccio un esempio rapidissimo. Vai. Una persona ha fatto 640.000 euro di finanziamento in 20 anni, stiamo parlando di un imprenditore, quindi certo. 640.000 euro in 20 anni, dopo 5 anni lui ha fatto i conti, aveva già restituito 500.000. Ora, il denaro costa, giustissimo, il denaro va pagato, giusto, ma se dopo un quarto del periodo del mutuo hai già restituito quasi tutto... Questo si chiama in un altro modo... Qui, esatto, bisognerebbe fare i conti bene prima di dirlo per non rischiare, però sì, esatto. Effettivamente questa roba qua lascia molto sospetti. Allora, ci sono delle persone, queste persone chiedono esattamente questo. Il problema è che andando di fronte ai giudici ci sono dei tempi, ovviamente un giudice nel frattempo di legge, i tempi della giustizia, poi in questo caso i tempi della giustizia non aiutano una famiglia, una persona, un professionista che sta per perdere la casa dove abita e dove lavora, non aiutano un'impresa che sta per perdere il capannone dove produce, e quindi nel frattempo, attendendo che la giustizia si pronunci poi sui singoli casi, può diventare, insomma, fatale per chi non ha... No, abbiamo, credo, sollevato, scoperchiato un bel verminaio. Grazie ovviamente anche a te e grazie a tutta l'associazione dei consumatori che si danno da fare, e imperatore che recita la parte del pentito e la vive e la fa, ci mancherebbe altro, e lo ringraziamo per la sua chiarezza esemplare. Spiace di non aver avuto un interlocutore, noi il nostro dovere l'avevamo fatto, li avevamo invitati e non sono venuti. Sicuramente non finirà qui. Grazie TG1. Storia che non può finire mai, sei scappato anche tu dalla realtà, in questo mondo niente poi più si vivrà, il più totale stress continuerà per noi.